Lacrime, ma ancora nessun pentimento da parte di Stefano Perale, reo confesso del duplice omicidio di Chirignago. Vorrei vedere i miei familiari e in particolare mia sorella. Vorrei che venissero a trovarmi, a farmi visita. Ho da dire loro tante cose. Vorrei davvero parlare con mia sorella. La richiesta dal carcere di Santa Maria Maggiore. La richiesta proprio nelle scorse ore, dopo i particolari scioccanti e scabrosi emersi dalle indagini sull'orrendo duplice omicidio. Nel telefonino del reo confesso trovati infatti due video di natura sessuale realizzati dal cinquantenne la sera dopo la mattanza, filmati ora al vaglio della Polizia Scientifica di Roma. Stefano Perale in carcere è ancora sottoposto al regime di isolamento. Tra le ipotesi di reato a suo carico al vaglio della Procura, oltre al duplice omicidio, anche il procurato aborto, visto che Anastasia era incinta al quinto mese di gravidanza, e tra le accuse anche quella di violenza sessuale e vilipendio di cadavere. Ancora da stabilire la data dell'esequie di Anastasia Shurkova. A Sant'Arpino invece già celebrate le esequie di Biagio Buonuomo.